L'accumulo di metalli pesanti nei cibi è un enorme problema per la nostra salute, che sta acquisendo dimensioni via via sempre più rilevanti man mano che il tempo passa, come frutto essenzialmente dell'enorme inquinamento ambientale. E chiaramente il problema è maggiore soprattutto per alcune persone che vivono in zone particolarmente inquinate. Ma perché dovremmo interessarci dell'accumulo di metalli pesanti negli alimenti? E soprattutto come possiamo fare per disintossicare e depurare il nostro organismo e quindi migliorare la nostra salute? In questo video quindi cercherò di rispondere a queste domande e ti darò anche una serie di consigli utili su come utilizzare la dieta come strumento disintossicante. I metalli pesanti nell'ambiente e quindi nei cibi sono davvero tanti, ma quelli più diffusi e che soprattutto rappresentano i big killer in quanto sono i più pericolosi per la nostra salute sono quattro: alluminio, piombo, cadmio e mercurio. Questi metalli possono causare danni a vari livelli, provocando malattie respiratorie, tumori di varia natura, problematiche di fertilità e addirittura problemi nel feto dalla gravidanza fino ai 36 mesi di vita del bambino. Ma come agiscono i metalli pesanti? Semplicemente queste sostanze inibiscono l'attività antinfiammatoria del nostro organismo, dando così via libera a quello che sono i radicali liberi alla base dello sviluppo di processi infiammatori, che sono poi quelli che provocano le principali patologie, come ti citavo appunto prima. Inoltre i metalli pesanti possono arrivare ad alterare l'attività di molti minerali e vitamine che sono alla base dell'equilibrio ormonale e metabolico del nostro corpo. Possono arrivare anche a creare danni al DNA, che sono la base dello sviluppo di tutte le patologie tumorali. Alcuni di questi danni possono essere poi trasmessi anche alle generazioni successive. Quindi, insomma, non è una cosa da sottovalutare. Come possiamo comprendere il nostro livello di intossicazione, ovvero fino a che punto nel nostro organismo c'è un accumulo di metalli pesanti? È molto semplice, basta una semplice analisi del capello in laboratori adeguati. Il capello, infatti, è un organo escretore, ovvero una parte che il corpo utilizza per espellere e eliminare all'esterno sostanze di scarto. In particolare la cheratina del capello chela, lega cioè a sé i metalli pesanti e li porta all'esterno del nostro organismo per appunto poterli poi eliminare. L'analisi del capello non ha finalità diagnostica, cioè in sé non serve a fare nessuna diagnosi di malattia, però ci dà un'idea del tipo e della quantità, così anche solo indicativa, di metalli pesanti che abbiamo accumulato all'interno del nostro organismo. Se ripetuta, ad esempio, a distanza di 3 o 4 mesi, può anche darci un'idea di quanto le varie strategie detox che abbiamo attuato nel frattempo stanno appunto funzionando oppure no. Infatti, se a distanza di 3 o 4 mesi ritrovo lo stesso tipo e la stessa quantità di metalli pesanti nell'analisi del capello, significa che non mi sto disintossicando in maniera adeguata. Ma veniamo ora ai veri e propri consigli che posso darti per disintossicare il più possibile il tuo corpo dalla presenza di metalli pesanti. Il primo consiglio che posso darti è quello di ridurre a non più di 2 o 3 volte a settimana l'assunzione di proteine animali, privilegiando invece quelle di origine vegetale. Ovviamente attenzione anche alla scelta e alla qualità dei vegetali che porti in tavola, devono essere di stagione, freschi, biologici il più possibile e soprattutto a chilometro zero. Diversamente rischi di portare in tavola dei vegetali che comunque sono poveri di elementi nutritivi, che sono il motivo essenziale per cui assumi questi alimenti, e nel contempo anche molto ricchi di sostanze inquinanti dannose. Ottimi sono anche gli estratti olecentrifughe verdi, quindi quelli fatti con ortaggi e frutta verde, mela verde, cetriolo, menta, sedano. Un bicchiere di estratto verde incluso nella tua colazione al mattino è un ottimo elisir detossificante. La spremitura delle cellule verdi permette di liberare molti oligoelementi essenziali per riequilibrare il tuo metabolismo. Inoltre la clorofilla, che è quella sostanza responsabile del colore verde delle foglie e dei vegetali, è anche un ottimo antiossidante e disintossicante. Un altro consiglio utile che posso darti quando cerchi di disintossicarti è quello di attuare qualche volta ogni tanto, ad esempio 1 o 2 volte a settimana, delle pratiche di semidigiuno. Ottima ad esempio è la pratica del digiuno intermittente o digiuno 16-8, dove di fatto tu vai a mangiare, a consumare quello che devi nell'arco di al massimo 8 ore e digiuni le restanti 16 ore. Chiaramente nelle 8 ore in cui si può mangiare dovrai cercare di privilegiare un'alimentazione come quella che ti ho appena descritto, oltre a bere molto. Il digiuno infatti è una delle pratiche di depurazione e disintossicazione più antiche ed efficaci che ci siano, chiaramente se inserito nell'ambito di uno stile di vita corretto. Del resto è inutile sfondarsi di cibo o mangiare schifezze di ogni tipo pensando che tanto poi basta digiunare ogni tanto per risolvere la situazione. Il terzo consiglio che ti do in questo video è cercare di regolarizzare al massimo il tuo ritmo sonno-veglia, che molto spesso invece risulta alterato anche proprio come conseguenza del nostro stile di vita, dello stress, pensieri, ansie ed emozioni negative. Non dimentichiamoci infatti che un adeguato sonno notturno è indispensabile per un corretto
corretto funzionamento del sistema immunitario, oltre che di quello nervoso. Ed è proprio durante il riposo notturno che si verificano i principali processi di riparazione cellulare dai danni provocati da inquinamento, infiammazione, stress, stile di vita non adeguato. Quindi un ritmo sonno-veglia alterato non è da sottovalutare come rischio proprio per la salute. Trovi comunque alcuni link nella descrizione del video dove ti rimando a dei consigli mirati per risolvere o comunque aiutarti a gestire al meglio i tuoi disturbi del sonno. Uno dei motivi per cui spesso il ritmo sonno-veglia alterato è anche la carenza di zinco, minerale indispensabile per la sintesi di melatonina e che spesso risulta carente nelle persone che hanno un'importante intossicazione da metalli pesanti o che semplicemente non seguono un'alimentazione corretta. Lo zinco è un minerale molto presente nel regno vegetale, lo trovi nei semi di varia natura come la chia, il lino o la zucca per esempio, ma lo trovi anche all'interno dei legumi, dei cereali integrali. Ci sono poi anche dei cibi naturalmente molto ricchi di melatonina, come il riso, le noci, l'avena, lo zenzero e semi ancora una volta di vario tipo. Il quarto consiglio che voglio darti in questo video è di avere sempre un occhio di riguardo per il tuo intestino. Infatti il lavoro della flora microbica intestinale è essenziale per aiutare l'organismo ad eliminare scorie, tossine e anche metalli pesanti attraverso una corretta evacuazione. A tale proposito, quindi, oltre agli alimenti che ti citavo prima, che possono sicuramente essere utili anche per rinforzare al meglio la flora microbica intestinale e per avere un adeguato funzionamento dell'intestino, cerca anche di includere nella tua alimentazione alcuni cibi naturalmente fermentati, come ad esempio il kefir, i prodotti ottenuti con il lievito madre, tempe, miso e molto altro ovviamente. Questi cibi permettono infatti di fare un'adeguata selezione dei microrganismi intestinali in termini di specie e numero, rafforzando di conseguenza anche l'interazione intestino-sistema immunitario. Ultimo consiglio, cerca di depurare al meglio fegato e vie biliari, essenziali proprio per veicolare all'esterno ancora una volta sostanze tossiche come appunto i nostri metalli pesanti. Per depurare il tuo fegato sono tante le attività che potresti fare. In primis ovviamente cerca di seguire i consigli alimentari che ti ho appena dato. Esistono poi anche varie tisane detossificanti come quelle a base di carciofo, di tarassaco, di liquirizia. Ottimo è anche il classico bicchiere di acqua e limone a temperatura ambiente al mattino a digiuno prima di iniziare la giornata. Anche alcuni frutti come mirtilli, ananas, avocado sono ottimi proprio per stimolare il fegato nell'ambito di quelle che sono le sue naturali funzioni detossificanti. Mirtilli, ananas e avocado sono ottimi inoltre per depurare il fegato. Cerca anche di ridurre il più possibile, meglio ancora a eliminare zuccheri raffinati, dolciumi, cibi eccessivamente processati, confezionati e industrializzati. Di questo ne gioverà ovviamente anche l'intestino, non soltanto il fegato. Evita alcolici, zuccheri raffinati come ti citavo prima, ma anche bibite ad esempio sugar free. Cerca inoltre di evitare condimenti troppo grassi come ad esempio il burro piuttosto che le spezie molto forti, perché possono irritare il fegato e comunque appesantire la digestione. Via libera all'aglio se ti piace, perché aiuta ad eliminare le tossine ed è anche un antibiotico naturale. Come vedi, quindi le attività che si possono implementare, gli accorgimenti alimentari da adottare per disintossicare al meglio delle nostre possibilità l'organismo da quello che sono i metalli pesanti sono davvero davvero tante. In questo video abbiamo visto proprio quelle più pratiche che puoi chiaramente adottare anche nel quotidiano. Se il video ti è piaciuto non dimenticare di iscriverti al mio canale YouTube e di attivare la campanella delle notifiche. Ciao e alla prossima!